Bella a tutti ragazzi, io sono Gay33 e oggi siamo in un video di Fortnite. Oggi siamo nella scalata verso livello 100, episodio 13 in teoria, perché non mi ricordo bene. Comunque, come vedete, sono livello 51. Nel pass battaglia sono messo bene, mi manca un livello e sblocco lo stendardo. Poi, come armadietto, ho sempre queste qua. Adesso cambio e metto di nuovo questo qua, perché è più bello. Eh sì, sono livello 51, quasi 52, sperando in sto video di fare qualche kill, perché tipo come sempre quando registro non faccio manco una kill e sono sempre sfigato. Quando non registro tipo arrivo quinto, tre kill, però va bene, dai, sperando sempre di fare almeno una kill, tanto per portare avanti la cosa. Ovviamente il giocatore singolo, alcune volte lo farà anche con Francesco. Quindi, direi di buttarmi a borgo, perché in teoria non ci dovrebbe andare nessuno, vero? Vero? Ma è vero il gioco? Boh, vediamo, da borgo, non mi ricordo. Ok, ora. Quindi ci buttiamo. Tu lì è quello? Sì, ok, sì. Che poi raga, dalla mappa sembra che è stra lontano, mentre se ti metti qua sembra che è sotto di te, boh. Quindi facciamo tipo così per arrivare stra veloce. Dovremmo arrivare proprio nella porta di casa, tipo di Don, chi è Gaetano? Va bene, basta fare gli stupidi. Stiamo a giocare. Se sto qua entra dentro sta casa, io giuro che non è un cavolo. Prendiamo più armi possibili. Dai raga, facciamo così. L'ho fatto, dai, però, cioè, mi viene da ridere perché sto qua tipo convinto di uccidermi, arrivo io con la bomba e muore, poverino. Gli ho rovinato il game, però mai mettersi contro Beta, non l'avete capito mai, perché lui vi caput, capito? Va bene, ovviamente sto scherzando, raga, perché mi è venuto da culo di culo questa qua, perché tipo era una strana abbo. Nabbo no, però magari era anche più forte di me, però in quel momento tipo aveva le crisi di denti. Adesso non so neanche io cosa sto facendo, però la cosa che devo fare è sistemarmi l'inventario. Ecco, quindi facciamo così. Adesso metto qua. E ok, vediamo, carichiamo tutte le armi. Ok. Possiamo andare, vediamo questo qua. Ovviamente sto giocando sempre con mouse e tastiera e possiamo andare. Una kill fatta, raga. Buono. Vado di nuovo dal tetto per vedere se c'è qualcuno, magari che vedo e magari posso ucciderlo. Boh, io non vedo nessuno adesso. Ovviamente nessuno non c'è mai. Ok, c'è un tipo qua. Raga, ci provo. Ok, no.
che se n'è andato sto qua. Da dove? Ma da dove? Ma scusa, ma non mi dire che era sempre sto qua, però mi incazzo. Ma, da... ma era da dietro allora, ma allora dillo che sei proprio stupido, cioè. Vabbò, dai, almeno una kill l'abbiamo fatta, quindi la missione di un video è almeno fare una kill a partita, quindi come prima partita ci stava. Dai, proviamo ad arrivare al livello 52 almeno, o magari quasi. Quindi, dai, ce la possiamo fare. Proviamo a fare sempre un'altra partita. Sperando sempre che carichi, perché ogni volta ci piega 3 ore. Oh, dai, dai, dai. Oh, vi ricordo di andare a vedere su nelle schede gli ultimi video, i video precedenti, di guardare questo bel video fino alla fine, ovviamente, perché so che il 17% di voi guarda il video tipo 2 minuti e basta, però altri no, perché lo so. E poi vi ricordo di andare sulle schede e vedere che la nuova serie di Clash of Clans che c'è, e anche gli ultimi video, i video precedenti. Quindi andate. Che tipo adesso io avessi le armi all'inizio della partita sarei già avvantaggiatissimo, no? Zero armi, va bene, cioè zero colpi. Quindi andiamo a andiamo boschetto, perché sì, andiamo boschetto, perché cosa passa di qua, alcuni si butteranno all'angolo, ma io mi butterò qua a boschetto, perché io può, voi no, io sì. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale e condividere il video con tutti i vostri amici che avete su WhatsApp, tipo anche con vostra nonna, e dirgli: nonna, iscriviti al canale di Dea33 perché lui deve raggiungere 100 iscritti il prima possibile, perché voglio vedere il suo speciale. Quindi andate a condividere il video. Ovviamente vi ringrazio sempre per tutto quello che fate voi, quello che facete. Allora, Pasquale pratico. E voi che facete? Ovviamente un mito di YouTube. Come si può non dimenticare? Ah. Ma quindi andiamo a buttare questa bella casuccia, come dice lui. Prendiamo la cassa delle munizioni che è utilissima sempre, ogni volta. Ok raga, hanno bussato, qua dentro c'è mio fratello che vuole vedere come gioco io, quindi adesso andranno ad aprire la porta, quindi scusate un po'. Ok, C4 è un altro assalto, quindi buono, balestra, ancora meglio. E legno, quindi io direi di sistemarci l'inventario un attimo, fare così e buttare anche questo qua, così abbiamo un bellissimo inventario. Scusate se avete sentito tipo mio fratello, però scusate. Quindi pompa da 90 doppio, ne ho trovati due e sono curioso, invece no, però scialla. Qua non hanno preso la cesta,
Sembra non esserci nessuno. Là, raga. Oh, non riesco ad entrare. Non riesco. Oh, ma cos'è sti bike? Ok, facciamo così. Ancora meglio queste cose. Vai, fai veloce, fai veloce, fai veloce. Mi sa che ho sentito qualcuno, non so. Facciamo così. Facciamo, posizioniamo un attimo le scale. E facciamo così. Raga, nessuno è al boschetto. Boh, buono, direi. Ovvio. Perché abbiamo quasi tantissime case da lottare, però. Ora vedi che arriva ninja, ci chiude magari. Scusate un attimo che mi stanno grattando. Tipo essere uccisi da ninja o ciccio gamer è un onore, ma non solo da loro ovviamente. Che ne so, altri youtuber famosi finire in un loro video non è bello. Tu vuoi finire in un video di Guy 33? Questo video durerà tanto perché questa partita già lo sento, durerà tanto. Adesso ho parlato e mi arriva da dietro uno e muoio. Scusate raga, ma mi era caduto il joystick tipo per terra. Oggi fail su fail, però va bene, dai. Ho piazzato anche una C4, quindi vabbè, dai. Facciamo a sto punto così, no? 3, 2, 1. E va bene. Proviamo a prendere le bende. Olè. Ok, la safe sta per arrivare. Scusate se tipo è caduto il microfono. Il joystick, tipo si sarà sentito un casino, scusate. Però mi sono tirato tutto il filo degli auricolari. Capita a tutti, non solo a me. No, è là, ho sbagliato. No, quanti ho trovato. Ma grazie, ma oggi il gioco, cioè. Boh, sta partita mi ha detto, boh dai Gaetano, visto che abbiamo fatto i cattivi con te, adesso facciamo un po' i buoni. Ti lasciamo una bella città tutta per te. Gara, grazie, grazie, infine, anche il pompano viola da epico però, raga, da epico. Dai, proiettili, buonissimo, buonissimo, buono, 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 da mangiare anche. Facciamo così, lasciamo le dimensioni del ricordino. Andiamo a lottare qua, visto. Ah, vedete che non sono da solo. Vedete che qualcuno c'era. Ah, invece no. Ah, proprio sta partita. Raga, grazie. Cioè. Ho visto che hanno messo d'accordo, tipo, dai, facciamo fare questa partita al solo Gaetano. Anche qua, ma cos'è? Però mi sa che con tutti questi scudini è meglio prenderli, perché servono. Quindi facciamo così. Sarebbe bello se tipo ci fosse, gli slot fossero tipo cose per medicarsi in uno slot, cose per lo scudo in un altro, tutti uniti diciamo. Quindi facciamo così, poi oh no, ho visto qualcuno, mi sa.
Quindi andiamo a lottare questa casa. So che tipo adesso sto facendo una cavolata, però non mi finiscono, io cadevo, io non c'è cavolo, raga, tutta boschetto di sunto per me, non ci posso credere, oddio mio, cioè sto video è leggendario. Boh, avrò aperto tipo più di 10 casse. Ma va bene, cioè a me fa sempre piacere. Quando ti vengono queste partite belle, che tipo dici grazie che mi hai dato una città intera per me. Grazie. Là là, raga! No, vabbè, io non ci credo. Io non ci credo, io non ci posso credere. Vi rendete conto cosa ho appena trovato? Lo scaretico. Non è che dici una ciabatta bagnata, lo scaretico. Boh, partita dell'anno. Vabbè. Vediamo. Beh, la cesta insopportabile, introvabile, la cesta. La cesta. Forse manco cebo. Quindi, riassumendo, sì, mi sono fatto praticamente tutto a boschetto di sunto. Va bene, grazie mille. Io che avevo paura, tipo, oddio, adesso mi uccidono tutti. Oddio, oh mio Dio, invece no. Guardate quanto culo che ho. Senti, beh, mi sembrava di aver sentito qualcuno tra me. Ok, là c'era una trappa. Questo video durerà mezz'ora, però guardatevelo tutto se siete arrivati a sto punto. Perché, boh, troppo epica questa partita, mamma. Ma guardate, troppe cose sto trovando, sto lasciando un casino di robe, raga, io non ci posso credere. Cioè, vi immaginate se io non trovavo mai queste cose mai nella vita? Ok, partita la safe, però. Ok. C'è qualcuno, mi sa. Facciamo così noi. Per non saper né leggere né scrivere, noi facciamo così. Lo so che non li ho presi, ma adesso li prendo di nuovo. Cavolo, raga, la safe. Ci mancava solo una jump. Solo che ho paura adesso che arrivano da dietro qualcuno. Ma no, tu corri, dai, corri. Intanto abbiamo un medikit, però dai, corri, corri, corri. Dai, ce la farà il nostro campione, ovviamente sì. Però prenderò un po' di danno e questo mi rompe un po'. Sei dentro la tempesta, no, giura? Allora. Cos'era? Tipo sparare un casino. A me questo non va bene.
Facciamo così sempre per sicurezza. Adesso mi medikit, so che non lo devo fare. Oh, ma cos'è? Vale. Solo che so che non lo dovrei fare, però sì, perché voglio avere full vita. Quindi no, la safe da quella parte, quindi ma quanti, ok, ne facciamo così noi e così. Ah, la safe si sviluppa a fine pinacoli, tipo. Ste farfalle che ogni volta mi viene un colpo. Ma io sento tipo degli spari là dietro. Io direi di restare un po', anzi. Teoria la safe, questa qua dovrebbe essere veloce forse. Ok, là c'è qualcosa. Cioè, ci sono delle scale. Così eliminato. Di quanto ho capito si stava menando con quello. Però il tipo io l'ho ucciso. Il tipo adesso, quello là in teoria dovrebbe andare a prendere il loot. Ma no, intanto vado in safe, raga, che male non fa. Ok, c'è il tipo là. No, sono settimo, perché lui, sono settimo, sono arrivato settimo, lui era dall'alto, quindi aveva un vantaggione. Vabbè, dai raga, almeno una kill l'ho fatta, una partitona, giuro. Non ho mai fatto una partita più bella di questa, giuro. Va bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso vediamo se sono arrivato al livello 52. No, però va bene. Sono felice per la partita che ho fatto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse stato così, vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Bella raga.